Buongiorno, buona domenica. Buona domenica. Oggi il tempo è brutto. Oggi il tempo è terribile. Piove. C'è vento. Dove andiamo? Ti va di andare a trovare Angelina? Sì, dai. Usciamo. Sono stata incaricata della preparazione dell'antipasto, quindi qui mi vedete tagliare la fontina e le pere. Allora, qui ci sono le pere, poi qui c'è la fontina valdostana e poi qui c'è una selezione di tre mieli. Allora, c'è il miele di Sulla, poi c'è il miele di Erika e poi il miele di castagno. Questo è andato per la maggiore perché è quasi finito. Cioè, assomigliano a dei ravioli senza pasta. Così papà li chiama. I ravioli senza pasta. Però si chiamano gnudi. Però effettivamente gnudi vuol dire nudi. Esatto, senza pasta. Senza pasta, quindi tutto torna. Sì. E questa è una ricetta contadina della Toscana. Poi mettiamo qua nella farina. Poi vanno nella farina, poi nell'acqua a bollire e poi infine in padella con la salvia. E burro. Burro e salvia. E poi una generosa manciata di pecorino e parmigiano. Hai Cara capito? mia. Mi Hai capito? direbbe nonno, cara mia. Oggi non ho memoria di quello che dico, quindi non so se l'abbiamo già detto, ma comunque il ripieno è fatto di ricotta e spinaci e un uovo. Uovo, parmigiano, pecorino, Parmigiano, esatto. sale, pepe, olio e noce moscata. Bene. Oh, si è appannato. Non è mai troppo il parmigiano. Ah, misto, il parmigiano Misto, parmigiano e pecorino, sì, ma comunque non è mai troppo. e pecorino. Vabbè, poi tomate le mette sopra. Bellissimi. Dopo pranzo ci siamo bevuti un caffè e poi io sono tornata a casa. Allora, domani è lunedì, andrò dall'osteopata e sono estremamente felice perché sono tutta bloccata qui in questa zona per ovvie ragioni. Le ovvie ragioni sono che sto tutto il giorno davanti al computer. Vuoi salutare? Dai, vieni a salutare, vieni. Adesso ha il suo giochino in bocca, quindi se mi allungo verso di lui scappa. Saluta, ciao ciao. Buongiorno. Allora, sono di fretta. Oh, sono riuscita a trovare parcheggio nel delirio che è questa zona. Volevo che questa giornata iniziasse in modo tranquillo, con una bella visita alla Galleria Borghese. E invece no, è iniziata in modo assolutamente frenetico. Comunque, sto andando alla Galleria Borghese. Mia madre e mia sorella mi stanno aspettando lì davanti, hanno già preso i biglietti. La Galleria Borghese è un museo che si trova all'interno di Villa Borghese. La costruzione dell'edificio fu iniziata nel 1607 su commissione della famiglia Borghese. Volete dire qualcosa? Siamo molto felici di questa giornata che andremo a trascorrere tutte e tre insieme. Bene. Gran parte delle opere che possiamo ammirare oggi sono state collezionate dal cardinale Scipione Borghese, nipote di Papa Paolo V, anche lui appartenente alla famiglia Borghese. La galleria diventò un museo statale nel 1902. Quando si entra nella galleria si ha l'impressione di entrare nella dimora regale di qualche personaggio importante. Infatti la disposizione delle opere non è quella tipica di un museo, dove le opere sono organizzate per essere osservate.
cui le opere sono ancora disposte secondo l'organizzazione originale, essendo sistemate per abbellire gli ambienti, facendo fare ai visitatori un salto indietro nel tempo a quando la galleria era un'abitazione privata. Bene, siamo uscite, appena uscite dalla galleria. C'è una bellissima giornata di sole. Che bello, hanno messo questa pioggia. E infatti avevano messo pioggia, ma non è vero. È uscito il sole. Sì, questi che sentite cantare sono pappagalli. È pieno di pappagalli a Roma, nei parchi. Qui ci sono le fontanelle da cui sgorga acqua potabile, quindi se avete sete potete tranquillamente bere dalle fontanelle in tutta Roma. Manca ancora mezz'oretta al pranzo. Io ho fame. Figurati. Non ho fatto neanche colazione. Neanche io in realtà, ho bevuto solo un caffè. No, io invece l'ho fatta, mancano due fette biscottate con la marmellata di pere. E adesso facciamo una passeggiata nella villa. Meraviglia della meraviglia oggi, guarda che giornata che è uscita. Sì, oggi bella. È una giornata bellissima. Cioè non era iniziata bene. No, stanotte ha piovuto. Poi stamattina pure. Poi il telefono dava 93% di pioggia. Cioè più vanno. Guarda adesso che è uscita. Una meraviglia, non male. Questa è la mia parte preferita, perché ci sono tutti questi labirinti di siepi, c'è la facciata della galleria, c'è la fontana. Non ci vedo più della fame. Bene, sono in macchina, è stata una mattinata molto bella e adesso torno a casa. Abbiamo anche mangiato qualcosa insieme. Mi sta venendo un po' di abbiocco post pranzo. Fortunatamente stamattina c'è stato il sole, ma adesso il cielo si sta annuvolando. Sono le 6 del pomeriggio, del tardo pomeriggio. Sto rispondendo ai commenti e nel frattempo sto ascoltando la musica. È da tantissimo che non parlo più della mia playlist di canzoni italiane, però se voi andate su Spotify e cercate Italian Songs by Learn Italian with Lucrezia, troverete la playlist. E di recente ho aggiunto nuove canzoni. Quella che sto ascoltando adesso si intitola Vento sulla Luna di Annalisa e Rcomi. Quindi se volete ascoltare qualche canzone italiana recente e non, potete andare a seguire la mia playlist. Ma che bello! Ho trovato un nuovo posto dove mettervi in cucina! Fantastico! Allora, non ho troppa fame, mi farò una semplice insalata di finocchi, che ho già tagliato qui, e arance, condita con olio, sale e pepe. Questa insalata è un tipico contorno che si fa in Sicilia, è una ricetta siciliana. Ci andrebbero anche le olive nere, ma io non ce l'ho le olive, mi mancano sempre le olive, com'è possibile sta cosa? Niente, dobbiamo fare senza olive. Condisco l'insalata con olio, sale e pepe. Ecco, questo è il risultato finale. Allora, io e Faomino vi salutiamo. Di ciao alla videocamera, qua. Guarda qua, che cosa c'è qua? Qui, Famas. Qui. Qua.